pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi un video dedicato ai finiti home, quei prodotti per la casa che mi hanno accompagnato in questi mesi. Iniziamo dalle lavatrici, che in casa mia sono numerose e soventi, giornaliere direi. Formil Aloe Vera, questo detersivo al profumo di aloe vera mi è piaciuto tanto. Sono 2 litri e 200 ml di prodotto. Profumo molto delicato, più che aloe c'è un qualcosa di fiorito. Anche nell'immagine, oltre all'aloe, si intravede, mi sembra quasi il fiore di Thierry. Non vorrei dire fischi per fiaschi. Mi è piaciuto molto, il profumo non permaneva e rimaneva intensamente sui capi, ma mi garantiva quella pulizia necessaria, insomma, per riporli poi puliti e stirati nei cassetti. Non so se era una edizione limitata di Lidl, ma lo ricomprerò sicuramente. Mi è piaciuto più questo rispetto a quello alla lavanda. Questo sapone in gel per bucato a mano e lavatrice lo avevo acquistato da Tigotà insieme al panetto alga. Qui, ahimè, il profumo del cocco è proprio evanescente, sparisce, c'è ben poco di profumo al cocco. Ha questi tensoattivi di origine vegetale che rende, insomma, un po' più verde questa formula, più rispettosa dell'ambiente. Ha lavato, ma l'ho utilizzato principalmente per i risciacqui veloci, appunto dei costumi quando si rientrava dal mare, oppure no, ho fatto anche qualche lavatrice, ma di capi non particolarmente sporchi. Quindi è un discreto prodotto, non so se lo ricomprerò perché avrei pensato maggiormente, lo avrei gradito maggiormente se avesse avuto quella profumazione cocco che ci è piaciuta tanto e ci piace sempre per l'estate. Saponaria, effetto vellutante, sapone al profumo di talco, stiratura facilitata, a parte che stirare i capi in lana è sempre non difficile, ma bisogna prestare molta attenzione. Io li stiro a ferro caldo, leggermente caldo, sempre con una mussola o comunque un telo di cotone per evitare di rovinare la lana. Questo l'ho utilizzato principalmente per il cambio degli armadi, per riporre via gli indumenti dell'inverno che ancora girottavano per casa. Vi dirò, non mi ha entusiasmato, l'avevo trovato in offerta da Hyper Soap, ma no, non lo ricomprerò. Io vado sempre sul sicuro con il lip o con il sole, con cui mi trovo molto bene per quanto riguarda la lana. Questo non mi ha entusiasmato. Ho amato tantissimo questo Lenora morbidente concentrato smeraldo e fiori di avorio. Era una formula concentrata equivalente, cioè di 3 litri diluito, 42 lavaggi. Questa profumazione è fantastica. Parla di ventata di freschezza durante tutta la giornata, 12 ore di freschezza garantite, quindi mezza giornata. Però devo essere sincera, è una profumazione che io ho impressa nella testa, proprio l'ho fotografata, l'ho memorizzata, perché rimane in determinati capi che ho anche già indossato. È buonissima. Ha all'interno questa tecnologia Lenor Fresh Lock che rilascia questa ventata di freschezza nelle ore successive al lavaggio. Questo secondo me è il più buono di tutti i Lenor. Fatemi sapere se lo avete già provato, se è piaciuto anche a voi. Io ho in uso adesso quello in versione Bordeaux,
però questo allo smeraldo e fiori di avorio, che è buffo pensare che lo smeraldo, che è una pietra preziosa, possa profumare così come l'avorio, e in particolar modo i fiori d'avorio, e una profumazione che mi mancherà, quindi sì, sicuramente lo ricomprerò. Sempre in bagno rimango con il Vicinet profumoso gel alla lavanda. Vicinet mi piace sempre tanto, ma devo dire che preferisco la brezza marina e il verde bosco, mi entusiasmano di più, nonostante io sia un amante della lavanda, però come profumazione intensa rimane, permane più quella della brezza marina e del bosco alpino. Allora, devo dire che avevo sentito delle recensioni non tanto entusiasmanti su questo prodotto, l'Isoform Zero Calcare Pink, molto fashion, molto glamour per le amanti poi del rosa, ritrovarsi la tazza del WC completamente rosa shocking. Allora, io vi devo dire che l'ho utilizzato dopo che avevo lavato proprio a modino il WC, quindi non posso esprimermi sull'efficacia disincrostante del prodotto, ma posso tessere le sue lodi perché ha mantenuto per tanto tempo il bianco splendente della tazza. Spesso la presenza del calcare nell'acqua rende proprio la tazza opaca, brutta, iniziano a vedersi delle melmosità, se vogliamo dire. Adesso non è che voglio scendere nel dettaglio, però quando la tazza necessita, no, di una pulizia un po' più profonda. Usando questo prodotto sarà una coincidenza, sarà stata la mia bravura nel pulire a priori la tazza, però mantenendo questo prodotto nelle varie giornate mi sono accorta che ha tenuto e ha mantenuto bianca la tazza, quindi efficace sì, proverò quando magari la tazza necessita di una pulizia un po' più generosa per vedere l'effetto, però per ora il mio feedback è positivo, mi è piaciuta questa colorazione rosa shocking, è molto accesa per me che sono sola in una casa dove regna il testosterone, dove sono circondata da maschi, decretare la mia presenza anche nel WC, insomma, mi ha dato soddisfazione, diciamola così, ho lasciato il segno, ovviamente rosa. Vi parlo di due deo per ambienti, questo è il classico deodorante che si trova da Lidl, che io ho utilizzato proprio a base della scarpiera per evitare, no, che i lezzi delle scarpe divagassero per casa. No, a parte scherzi, a parte che io le scarpe le lavo anche spesso dei ragazzi, le sbatto in lavatrice, quindi sono più o meno sempre pulite, però quando le ripongo in casa devono essere profumate e voglio comunque che anche la zona dove ho la scarpiera sia profumata. Questo non mi ha entusiasmato, però ha fatto il suo dovere. Non lo ricomprerò perché preferisco trovare proprio il prodotto che mi faccia perdere la testa. Quindi magari lo riprenderò per emergenza, ma non andrò appositamente al Lidl per ricomprare lui. Devo invece dirvi che sono rimasta particolarmente colpita da questa zanzarella ambiente, una novità senza insetticidi, attivo per 60 giorni e ci siamo perché io l'ho preso inizio estate da Tigotà, profumatore naturale sgradito alle zanzare. L'ho lasciato in camera dei ragazzi che affaccia proprio in una zona del giardino dove ci sono parecchie zanzare, l'ho lasciato proprio sul davanzale in modo tale che fosse un repellente alle zanzare desiderose di entrare in casa,
Devo dire la verità, io ho notato in camera loro meno zanzare, più che altro ho sentito meno lamenti da parte dei miei figli che solitamente mi vengono a chiedere, no, la crema, la pomatina per la zanzara che di notte è arrivata a succhiare loro il sangue, oppure gli altri anni si lamentavano, no, del ronzio fastidioso della zanzara intorno alle orecchie. Con questo, come vedete, era pieno pieno di perle, perle, se mi ricordo vi recupero il video, però ne sono rimaste forse tre, si sono come risucchiate, hanno spremuto questo repellente sprigionandolo nell'aria. Dice che però è una formula unica, ricca di essenze a base di erbe, rinfresca l'ambiente con un profumo floreale che è sgradito alle zanzare. Infatti il prodotto ha sortito questo effetto, profumava, ha allontanato le zanzare e dice che può essere utilizzato in salotto, in bagno, in camera da letto, ufficio ed altro. Devo essere sincera, questa è stata una piacevole sorpresa che sicuramente ricomprerò. Vedete la griglia, tra l'altro decorata con i fiori, da mettere proprio sul davanzale della finestra, top, top. 3 € circa da Tigotà. Credo che del Winnist vi ho parlato già abbastanza, è entrato proprio in modo prepotente in casa mia, è uno dei miei preferiti, è un Winnist Econatura a basso impatto ambientale, ha il profumo di lime e fior di mela, materie prime di origine vegetale, da fonti rinnovabili, completamente biodegradabili, a me piace, sgrassa, vi ripeto. È entrato proprio in modo prepotente a sostituire lo svelto che per me è sempre stato il top di gamma. Mi piace tanto e io sono molto più contenta di acquistare un prodotto green che faccia bene al nostro pianeta. Sulla stessa linea, questo Winnis brillantante con aceto naturale biologico è un prodotto vegano. Intanto i bambini del quartiere stanno facendo baraonda. Casa mia non è mai tranquilla, è così. Ipoallergenico, non ha praticamente cromo, cobalto, nickel. Anche qui sono materie prime di origine vegetale. È un ni, nel senso che non è uno di quei brillantanti proprio che diano anche quella lucentezza sfavillante, però è un prodotto green da sostituire, visto che è composto da aceto naturale biologico, da sostituire con il classico aceto naturale con cui già dicevamo tempo indietro. Ho terminato questa confezione, l'ennesima di gel per mani, sapone per mani della Sien, 500 ml di prodotto, 89 centesimi in offerta. Tra l'altro, scorsa settimana sono stati riproposti questi che erano buoni. Sono buone le profumazioni: c'era viola, c'era rosa e c'era panna con l'albicocca e la pera. Questa era rabarbaro e mela rossa. Il profumo mi è piaciuto, profumo goloso, mi è piaciuto tanto. Non l'ho ripreso perché ne ho un po' da smaltire e poi sono attirata dalle novità e mi piace farmi attirare dal signor Lidl con delle nuove uscite, dei nuovi lanci. Comunque, sia queste erano tutte buone, sia questa rabarbaro e mela, sia quella alla lavanda e rosmarino e anche alla pera e alla albicocca o pesca nettarina, erano buonissime. Mi è piaciuto anche questo spuma di champagne, sapone crema, rosa e vaniglia con proteine della seta, dermatologicamente testato, questa formula più cremosa era veramente setificante, molto delicato sulla pelle, un profumo intenso, talcato sia di rosa che di vaniglia, per me una profumazione più autunnale e
invernale, che non tipicamente estiva, quindi non l'ho particolarmente apprezzato proprio perché cozzava con il periodo, quando anche le stesse consistenze che si ricercano per i gel, per i sapone mani, sono comunque molto più leggere e fluide. Questa era quasi perlescente, ottima, sto dicendo ottima. Personalmente dovevo forse tirarla fuori dalla dispensa per il periodo dell'autunno e dell'inverno per apprezzarla di più, però un buon prodotto. Allora, vedo dal video che sono andata lunga, un po' di prodotti li ho smaltiti, domani passa la raccolta della plastica, quindi io sono ben contenta di dare un po' via di plastica. Noi ci vediamo domani, come sempre. Un bacio grande, ciao!